Vediamo adesso cosa può fare il contribuente qualora si fosse dimenticato di qualche scadenza nel dedalo di tutte queste scadenze, si fosse dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi entro i termini. Il lavoratore dipendente, se dovesse innanzitutto aver commesso degli errori o essersi dimenticato un reddito, può entro il 25 di ottobre presentare il 730 integrativo. Qualora invece si fosse dimenticato proprio di presentare la dichiarazione dei redditi modello 730, può sempre porre rimedio con il modello unico persone fisiche da presentarsi entro il 30 di settembre dell'anno in corso. Se poi dal modello unico dovesse scaturire un debito d'imposta, può, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, sanare questa irregolarità, questa tardività, versando l'imposta dovuta maggiorata di una piccola sanzione, di una sanzione ridotta, e dei relativi interessi calcolati dalla data della scadenza, che era il 16 di giugno, fino alla data in cui effettuerà il pagamento. Bene, cosa succede se anche il 30 di settembre dovesse sfuggire al contribuente? Ha un'ultima chance: presentare una dichiarazione dei redditi che viene considerata tardiva entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 di settembre, e cioè il 29 di dicembre dell'anno in corso. In questo caso la dichiarazione non viene considerata omessa, ma semplicemente tardiva. Questa tardività viene sanata versando, per mezzo del modello F24, una sanzione pari ad euro 25. Per concludere, ci tengo a segnalare l'importanza per farsi assistere nella redazione della propria dichiarazione dei redditi o da un CAF abilitato o da un professionista iscritto ad un ordine professionale. Questo perché, oltre a dare garanzie e tutela al contribuente di serietà e capacità professionale nella redazione della dichiarazione dei redditi, dà anche una maggior tutela, in quanto ogni professionista e anche il CAF sono dotati di una polizza assicurativa contro i danni che possono eventualmente, e le sanzioni che possono nascere da un'errata compilazione della dichiarazione dei redditi. I CAF e i professionisti sono infatti responsabili di eventuali danni arrecati o maggiori imposte o maggiori sanzioni arrecate al contribuente.